Tiziano Ferro si è recentemente aperto sul difficile periodo in corso, dal divorzio fino alla recente bufera con protagonista lui e Mara Maionchi. Ha parlato dell'amica famosa più vicina in questa delicatissima fase della sua vita. L'amore per i figli Margherita e Andrés è sicuramente il motore che più di ogni altra cosa gli sta permettendo di andare avanti in questo difficile momento della sua vita. Il problema alle corde vocali, poi il divorzio e la depressione. Ciliegina sulla torta? Le dichiarazioni di colei che lo ha scovato tra tanti talenti e ha deciso di offrirgli il primo contratto discografico, Mara Maionchi. Nonostante la donna continui a dire che tutto è acqua passata, al cantante sembra non andare giù il fatto che lo abbia tacciato di aver avuto poca riconoscenza nei suoi confronti e in quelli di suo marito Alberto Salerno. Ferro ha condiviso prima il suo pensiero sui social, poi una serie di articoli che hanno parlato del periodo in cui la Maionchi e Salerno gli avrebbero imposto determinate cose, come perdere peso e fingersi eterosessuale per avere maggiori consensi da parte del pubblico femminile. Con questo gesto è come se avesse voluto avallare tali tesi, e quindi smontare le parole della talent scout. Chi ascolta la sua musica o ha letto qualche sua intervista, saprà bene che il cantautore originario di Latina è estremamente sensibile e che non archivierà facilmente questa pagina. Tiziano Ferro, la cena con l'amica famosa a Los Angeles, la più vicina dopo la bufera. Un'amica molto famosa lo ha raggiunto ultimamente a Los Angeles, dove vive con i suoi figli in attesa della fine delle pratiche del divorzio da Allen. Non si può muovere prima. Nella prima intervista rilasciata dopo il trambusto a seguito delle dichiarazioni della Maionchi a Belve, il cantante si è raccontato parlando di una cena molto particolare. Un'amica molto famosa, con cui non solo ha condiviso attimi di vita meravigliosi, ma anche un duetto indimenticabile, è la più vicina a lui in questo momento. Si tratta di Laura Pausini. Ferro ha rivelato che è stato proprio lui, nel suo appartamento a Los Angeles a cucinare per lei, sua figlia Paola e i piccoli Margherita e Andrés. Una cena a base di pasta al pomodoro e pollo, che ha permesso loro di stare insieme dopo tempo, confidarsi e trascorrere dei momenti da ricordare insieme, come fanno ormai da anni. La Pausini ne ha approfittato durante una trasferta negli Stati Uniti e lo ha raggiunto portandogli tutto il calore dall'Italia. L'artista non ha avuto problemi nel fare il nome di colei che in assoluto, tra i volti più conosciuti dal grande pubblico, è vicino a lui e alla sua famiglia. Un bellissimo rapporto ed esempio per parecchi.